Ma tu sai fare i diamond painting fai da te con gli schemi punto croce? In questo tutorial oggi imparerai come realizzare dei bellissimi diamond painting fai da te personalizzati seguendo gli schemi per punto croce. Infatti ti mostrerò come creare la griglia adesiva vuota, come impostare il lavoro, come seguire lo schema per punto croce per realizzare l'immagine che hai scelto. In breve, se vuoi sapere come si fanno i diamond painting fai da te seguendo gli schemi per punto croce, amerai questa guida. Partiamo! Per realizzare i miei diamond painting fai da te, ho creato una griglia di quadretti su un foglio di calcolo con OpenOffice. Ho numerato le celle in orizzontale e verticale e ho impostato la larghezza di righe e colonne a 0,25 cm. Infatti, come ho spiegato anche nella mia guida completa sul diamond painting, la misura standard dei diamantini quadrati corrisponde a circa 2,5 mm. Per stampare la griglia di solito io uso una grande etichetta adesiva formato A4, così sarà più facile incollare il diamond painting finito su supporti come biglietti di auguri, quadretti e via dicendo. Tuttavia, se preferisci, puoi usare un normale foglio di carta A4. Trovi la griglia pronta da scaricare e stampare nel mio negozio Etsy, di cui ti lascio il link nella descrizione sotto al video. Dopo aver scelto lo schema, ripassa a penna le righe che delimitano i riquadri da 10 quadretti. Così potrai orientarti meglio sia in fase di progettazione che quando inizierai a incollare i diamantini. In seguito delimita a matita lo spazio necessario per riprodurre l'immagine sulla griglia. Per farlo usa come riferimento le righe tracciate a penna. Infatti questo sarà un aiuto in più per non confonderti nei passaggi successivi. Ora riporta sulla griglia vuota il contorno dell'immagine che vuoi riprodurre nel tuo diamond painting fai da te. Se preferisci, puoi anche saltare questo passaggio. Tuttavia, io lo faccio sempre perché, ahimè, anche con il punto croce a volte mi capita di confondermi. Così invece i margini di errore si riducono molto. Puoi anche fare delle modifiche a piacimento agli schemi per punto croce che vuoi riprodurre. Ad esempio, in questo io ho avvicinato il cartoccio di patatine al panino e non farò il cuore. Ora puoi attaccare un foglio biadesivo sulla griglia disegnata. Io uso un foglio di biadesivo A4 che prima taglio a misura dello schema. Infatti questo mi permette di ridurre gli sprechi. Per farlo, segna sul biadesivo i riferimenti di altezza e larghezza e tracciali a matita. Taglia il foglio con un taglierino o un paio di forbici. Togli uno dei due strati protettivi dal biadesivo. Incolla il foglio biadesivo sulla griglia facendo attenzione che non ci siano residui vari su di essa. Togli anche il secondo strato di pellicola protettiva. A essere sincera, non sono proprio contentissima di questi fogli biadesivi che ho preso perché a volte si fa fatica a togliere il secondo strato di carta protettiva dal biadesivo. Con un po' di pratica poi si riesce comunque. Prima di attaccare il biadesivo alla griglia, fai attenzione che non ci siano residui o sporco. Io questa volta non sono stata attenta e infatti è rimasto un pezzettino di carta intrappolato fra la griglia e lo strato biadesivo. Comunque, per questa volta poco male, nel senso che rimane piatto e quindi non rovinerai il lavoro finito. A questo punto proteggi lo strato adesivo coprendolo con un pezzo di carta da forno. È arrivato il momento di preparare i colori. Guarda la leggenda dello schema punto croce e seleziona i diamantini necessari per realizzare il tuo diamond painting fai da te. Puoi usare anche i drill avanzati da altri lavori. In effetti io all'inizio ho sempre fatto così, cioè cercavo di adattare i colori in base ai diamantini che avevo avanzato da lavori precedenti. Poi però ci ho preso gusto a realizzare questi diamond painting seguendo gli schemi del punto croce, quindi ho deciso di comprare un kit che contiene ben 445 colori. Questi kit ho visto che ci sono sia con bustine da 200 diamantini che con bustine da 1000 diamantini. È arrivato il momento di partire con la creazione del tuo fantastico diamond painting fai da te con schema punto croce. Prepara drill pen, vaschetta e pinzetta e inizia a seguire lo schema. Versa un po' di drill nella vaschetta. Agita la vaschetta per formare le file.
Avvicina i diamantini usando la pinzetta. Divertiti riempiendo lo schema. Io di solito scelgo di iniziare con uno dei colori che copre una zona ampia dell'immagine. Inoltre sono molto comoda nell'usare sia la penna singola che con punta multiplacer da 4 diamantini. Dopo aver finito lo schema, è meglio sigillare il tuo diamond painting fai da te. Di solito io uso la colla trasparente e un pennello piccolo, che uso per cospargere la colla in modo uniforme su tutto il lavoro. Poi lascia asciugare bene. Io faccio passare almeno 12 ore. Quando è ben asciutta la colla che hai usato per sigillare il diamond painting, puoi passare a ritagliare la figura. Puoi farlo in modo facile usando un taglierino appuntito e affilato. Ora non ti resta che applicare il diamond painting fai da te a un supporto come un biglietto di auguri, un quadretto o quello che preferisci. Concludendo, si possono realizzare tanti bellissimi diamond painting fai da te personalizzati seguendo gli schemi per punto croce che preferisci. Stampa la griglia, disegna il contorno del soggetto, applica lo strato di biadesivo e decora con i diamantini. E il gioco è fatto! Tu usi un metodo diverso da questo per realizzare i tuoi diamond painting personalizzati fai da te? Sono troppo curiosa! Fammelo sapere con un commento qui sotto. Ti ricordo che puoi trovare la griglia da stampare anche nel mio negozio Etsy, di cui ti lascio il link in descrizione sotto al video. Se vuoi altri tutorial come questo, lasciami il tuo like, iscriviti al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perderti nessuno dei prossimi video. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di seguire anche il mio profilo Instagram Vivi con Letizia, dove trovi post, mini video e contenuti che non trovi qui su YouTube. Puoi leggere tanti approfondimenti e i foto tutorial di tutti i progetti anche su www.vivicoletizia.it. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!